solcare i tempi con le vele spiegate al soffio evangelico delle idee. Con uno stand suggestivo di 100 metri quadrati e oltre 700 libri in esposizione, la libreria editrice Vaticana ha nuovamente partecipato alla prestigiosa Frankfurt Buchmesse tra il 19 e il 23 ottobre. Il più importante appuntamento internazionale per lo scambio dei diritti editoriali, un evento le cui radici risalgono ad oltre 500 anni fa nella vicina Magonza, poco dopo l'invenzione della macchina da stampa, ha ospitato quest'anno complessivamente 7.000 espositori provenienti da 100 paesi diversi, con Fiandre e Paesi Bassi ospiti d'onore. Con noi Don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana. La Fiera di Francoforte è un punto di riferimento mondiale per l'editoria. Essere qui significa rinnovare i contatti con gli editori che già hanno avuto contatti con noi e annodare altri rapporti, altre relazioni con altri editori. Dato l'interesse che esiste per la produzione del Magistero di Papa Francesco, è importante per noi essere qui ed esserci con uno stand ben visibile per cambiare il nostro incontro in un vero e proprio happening e una vera e propria esperienza internazionale. La LEV, che ha condiviso anche per questo appuntamento lo stand con le edizioni dei Musei Vaticani e della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, ha esposto a Francoforte l'intera produzione 2016. Chiaramente i primi volumi sono le produzioni, diciamo così, le pubblicazioni dedicate a Papa Francesco, di Papa Francesco, o raccolte di testi di e Papa Francesco. L'editrice ha anche il compito di tutelare il copyright a livello internazionale. Posso assicurare che il trend di attenzione verso la produzione di Papa Francesco non è scemato, non è caduto, anzi gli editori tutti indistintamente ci hanno chiesto se ci sono altre pubblicazioni, altri discorsi. Dietro questa tendenza noi proponiamo i libri di nostra produzione. Abbiamo presentato con ottima attenzione da parte degli editori internazionali il nuovo dizionario di Mistica appena pubblicato, il dizionario biblico di Giuliano Vigini e poi anche altri piccoli libri, diciamo così, di piccole biografie o di spiritualità verso i quali c'è molta attenzione. Ecco, c'è un desiderio di approfondire ulteriormente quando la gente legge nei discorsi e nelle espressioni di Papa Francesco. Oltre ad offrire una scelta sterminata di libri, la Buchmesse 2016 si è occupata molto anche di arte, di 3D e dell'impatto delle tecnologie digitali sull'editoria. Pubblicare un libro significa dare uno strumento di riferimento. In realtà il linguaggio cartaceo, il linguaggio letterario ha un suo percorso, mentre il linguaggio digitale ne ha un altro. L'ideale sarebbe mettere assieme tutti e due i linguaggi, trovare dei consumatori sia per l'uno che per l'altro linguaggio. Noi abbiamo un'attenzione anche al digitale, in futuro questa attenzione si rafforzerà molto di più, però non possiamo prescindere dalla tendenza del mercato. La produzione digitale copre soltanto in Italia il 5% dell'intera produzione editoriale, il che significa che da un punto di vista economico finanziario ci possono essere dei problemi. Comunque noi seguiamo le tendenze tecnologiche così come esse si presentano.